Nella lezione di oggi, quello che vedremo sarà i dati che ci interessano nella descrizione della nostra idrologia e poi, l'interpolazione spaziale di questi dati. Abbiamo infatti delle misure spaziali dei dati, come possono essere per esempio i satelliti, il radar, ma la maggior parte delle misure di dati sono misure locali. Per fatte ad una stazione idrometrica. La figura che qui sopra illustra bene il concetto. Infatti, i punti neri rappresentano misure, il punto rosso rappresenta un punto in cui non vi sono misure e in cui i dati sono incogniti. Dobbiamo allora escogitare un metodo in questo caso statistico, per dedurre dalle misure nei punti segnati in nero la misura probabile nel punto segnato in rosso. Questo lo possiamo ripetere per tutti i punti dello spazio e quindi possiamo ricostruire un campo spaziale di misure. Una volta che abbiamo ricostruito il campo spaziale di misure, quello che ci possiamo proporre è anche di calcolare l'errore della misura. Per infatti, mentre abbiamo, cioè le misure sono soggette esse stesse ad errore di misura, perché gli strumenti ovviamente non danno una misura perfetta di alcune cose, di nessuna cosa. Tuttavia ci sono degli errori che si propagano, che sono intrinseci nelle procedure statistiche che noi usiamo nell'interpolazione. Quindi calcolare l'errore diventa importante, diventa tanto più importante quanto poi questi campi di misure che noi produciamo vanno a produrre informazioni che vengono usate per stabilire politiche di gestione del territorio o a determinare la sicurezza delle persone che su questo territorio vivono.